2 km di marcia, 5 km di corsa, tutto per la prevenzione contro i tumori al seno. È la seconda edizione della Common Race a Napoli. Quest'anno ben 9.000 gli iscritti. Se dal lato agonistico si registrano i successi di Ivano Domenico Felaco e Ania Paniak, vanno ricordate soprattutto la lunghissima serie di iniziative collaterali. Nel Villaggio della Salute, dibattiti, studi e laboratori educativi sulla prevenzione dei tumori. Nelle unità mobili sono state eseguite 800 prestazioni di screening ed è stata offerta una borsa di studio per ricercatori in oncologia. Insomma, soprattutto fatti concreti e partecipazione. Fra le tante personalità intervenute sentiamo l'attore Patrizio Rispo, l'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli ed il sindaco di Napoli. Fatemi la prevenzione, poi non vi lamentate, c'è come aiutare. Abbiate fiducia, siate forti. Prevenzione a tutto tondo per dare più vita agli anni, per dare più salute e per contenere i costi della sanità. E poi è bella perché rende ancora più bella questa città, correndo, passeggiando, stando insieme. E liberare la città dalle macchine e riempirla di persone significa non solo renderla più bella e più viva, ma anche curare tante malattie che dipendono proprio dalla congestione del traffico, dallo stress e da una vita insopportabile.